Avanti, vieni qui e dammi una mano, figliolo. C'era una volta, molto tempo fa, un vecchio monaco che viveva in un monastero ortodosso. Si chiamava Pambe. E un giorno piantò un albero secco sul pendio di una montagna. Così, di punto in bianco. E poi disse al suo giovane allievo, un monaco di nome Johann Koloff, di innaffiare l'albero tutti i giorni, finché non fosse diventato verde. Metti qualche altra pietra qui. Comunque, ogni mattina presto, Johann riempiva un secchio d'acqua e usciva. Si arrampicava su per il pendio della montagna e innaffiava l'albero secco. E poi la sera, quando era già scesa l'oscurità, faceva ritorno al monastero. Continuò a fare così per 3 anni, finché un bel giorno, salendo sulla montagna, non vide che tutto l'albero era ricoperto di gemme fiorite. Di pure quello che vuoi, ma un metodo, un sistema, ha il suo valore. L'uomo si è sempre difeso, sempre. Si è difeso dagli altri uomini, dalla natura, e ha costantemente violentato la natura. Il risultato è una civiltà fondata sulla forza, la sopraffazione, la paura, la dipendenza. Tutto ciò che il nostro progresso tecnico ci ha portato è un po' di comodità, un più alto standard. E strumenti di violenza per mantenere il potere. Siamo come selvaggi. Usiamo il microscopio come se fosse un manganello. No, anzi peggio. I selvaggi hanno più spiritualità. Appena facciamo un'importante scoperta scientifica, noi la poniamo subito al servizio del male. E quanto allo standard di vita, una volta un saggio disse che il peccato è tutto ciò che non è necessario. Se questo è vero, allora tutta la nostra civiltà è fondata sul peccato, sul non necessario, dall'inizio alla fine. Ci siamo creati una spaventosa disarmonia, uno squilibrio, per così dire, tra il nostro sviluppo materiale e quello spirituale. La nostra cultura è inadeguata. La nostra civiltà è fondamentalmente sbagliata, figlio mio. Tu mi dirai che gli uomini dovrebbero studiare il problema e trovare tutti insieme una soluzione. Certo, si potrebbe fare se non fosse tardi. Già troppo tardi. Dio, sono così stanco di queste chiacchiere. Words. Boh. Ora hai capito che cosa voleva dire Amleto? Era stanco di tutti i ciarlatani. E lo sono anch'io. Ma perché dico queste cose? Se solo qualcuno smettesse una volta tanto di parlare, una volta tanto incominciasse a fare qualcosa. O almeno cercasse.
Papà.